Lì. Sì, oggi abbiamo. Io sono Rosy, tanto tu sei? È vero, io la maestra. Che tipa? Stavo volendo già vedere cosa c'è dentro. Lo so, già, visto le uova non ci ho più capito niente. No, perché c'è la cioccolata. Abbiamo le uova di dolci preziosi. Cosa c'è dentro? Abbiamo le principesse. Non lo so. Momento. Abbiamo le principesse, abbiamo lo slime. Abbiamo Bentel. Abbiamo poi anche le uova di... Chi è? Waldo. No, com'è che si chiama? Si chiama Walco. Davvero? Sì, di Ladybug. Poi abbiamo la motta. E cosa c'è qua dentro? Abbiamo i gnometti, i troll. Che belli. Ma di Barbie abbiamo Dolphy. Sì. Facciamo un confronto su quale cioccolata è la migliore. Barbie. Va bene, per adesso la lasciamo qua. Oggi cosa apriamo? Apriamo queste che sono in mezzo. Come mai sono qua in mezzo queste principesse? Perché a me piacciono tanto. Perché le principesse sono sempre in mezzo. Esatto. Allora va bene. Vai. Vediamo, vediamo. Opla. Aiuto, sono legata. Vuoi andare a prendere i forbici così tagli? Certo. Ok, vai. Io dicevo, spostiamo sto uovo che non mi piace sempre come. Che qua nelle Barbie c'è scritto che in ogni uova delle 6 mini Barbie più un stickers. Quindi vuol dire che ogni uovo una delle 6. Ah, ma sono 6 Barbie allora. Che sono diverse. Una è fotografa, l'altra è businesswoman, la terza è la ballerina. Ti ho disegnato qua che balla. C'è scritto che senza glutine il cioccolato al latte è finissimo. Vogliamo fare il confronto di tutte le cioccolate che ci sono arrivate. Hai preso i forbici? Ok, a posto. Ora possiamo aprirlo, vediamo. Vediamo come fai. Aspetta. Tanto di qua possiamo provare a scioglierlo. E dopo dire lo tagliamo. No, tagliamolo e basta. Ok. Va bene. Taglialo allora. Uno, due, tre. Opla, opla, opla. Ma quanto è lenta questa ragazza! Ma io voglio la cioccolata! Ecco qua l'uovo, guarda! Profumata? Sì, mamma mia, la cioccolata, ma quanto è buona! Veramente tanto! Tu se quale vuoi aprire? Io vorrei aprire questo qui perché penso che i nostri trolls. Con fantastiche sorprese, motte, cioccolato al latte. Ma avranno anche i capelli tutte rosa? Questa è la cioccolata della motta. Ma cioccolate della motta sono buone. No, ma hai già aperto l'uovo senza farlo vedere a me. Non è come sembra. È che si è aperto da solo. E però certo. La cioccolata mi è finita in bocca, guarda. Da sola? Vedi? Vedi? È che salta. Sì, è proprio. Veramente buono. Cosa c'è dentro? Cos'è? Vediamo subito. Fammi vedere. Ma questa è una gomma? Questa è la gomma? E quelli sono... Sono le scarpine della ballerina. Sì, di quale principessa? Ma sono di una delle principesse che balla. Ma guarda, abbiamo anche post-it. Possiamo scrivere un sacco di cose. Cosa scriviamo noi? Prima dobbiamo temperarlo. Ma non c'è la temperina? Allora non scriviamo niente. No. Al massimo questa puntata. Nella prossima puntata però facciamo le note vocali. Anzi, vi saluteremo con un messaggino davvero carino. Alla prima che scriverà una stacca carino sulle principesse. Sì. Vediamo. Bellissimo. Possiamo provare ad aprire. Oh! Mamma mia, quanto è cioccolato! Questa cioccolata! Wow! Vediamo! Le princess! Abbiamo l'altro uovo! Siete sempre a non rovinare le uova! Oh, non mi piace questa cosa! Guarda, li fai diventare proprio meglio! Non mi spiace, solo che... Cosa c'è dentro? Fai vedere. Uno slime! C'è scritto pesce? Marto! Che schifo! Sei sicura che lo vuoi aprire? È un pesce marcio. Sì, io voglio sentire com'è. A me piacciono tantissimo gli slime. Mi piacciono tantissimo. A te no? Io adoro, però pesce marci non tanto. Vabbè, chiudi il naso, lo metti in bocca e lo mangi. Ah, voglio mangiarlo domani. Come no? Non lo vuoi assaggiare? Perché mangiare lo slime? Assaggialo. Apri la bocca. È fortissimo, delicioso. Puzza? Ma non di pesce marzo, non puzza così tanto. Un po'. Sembra veramente un bel pesce marcio. Allora, guarda, è tornato qua il pesce. Quello è il nostro pesce che abbiamo tirato fuori. Oddio, mi ha saltato un pezzo, toglialo. Il pesce vuole venire a giocare con te, Nasty, vieni qua. Ma non sembra un pesce.
sembra un pesce che è così tanto marcio che non sembra più un pesce. Cosa vedi? Guarda quante ne abbiamo. Non possiamo dividere in due? Ma ancora un... Comunque non so proprio come spiegare che cosa si sente quando tieni questa cosa in mano. Perché è viscidosa, senti, è fresca, molto fresca e viscidosa. Bellissima, anzi. Poi si sgretola, ci prendere anche tanti pezzettini. Guardate, una. La puoi mettere sul cuscino? Sul cuscino direi di no, perché in testa poi ti si appiccicano. Fare scherzo a qualcuno. Così poi gli devono tagliare i capelli, sei proprio perfida. È perfida, perfida lei. Mi guardate. Per favore, che guardate bambini. Sai che mi sono rimasti 3000 pezzettini piccoli qua? Vai, è perché si sgretola. Però è bello, come quando lo senti. Se non sapevo che è un pesce marcio, forse potrei anche, non so, fare. Una buona idea sì, però non sarebbe una pizza un po' tossica? Sì, ma qua dice che sono 5 in collezione, quindi vedi, 5 da collezionare. Uno è grigio, uno grigio. Io avevo trovato un rosso, un arancione l'avevo aperto io. E allora mancano due colori. Sì, abbiamo quasi tutta la collezione. Poi c'è scritto che se non hai 3 non puoi giocare. Io ne ho più di 3. Da come sembri, no? No, non mi dispiace. Ah sì, te lo lancio addosso. Un bacio, un bacio. Dai, io vuole dare un bacio. Bambini, secondo voi quanti anni ha la nostra Rose? Quanti anni ho? E quanti anni ha Nastri, secondo voi? Io sono grande. Sì, sì. Scrivetelo qua sotto, mi raccomando. Mettete mi piace, commentate e... Ciao, bambini. Ciao.